Buongiornissimo, salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog. Mamma mia, ma quanto tempo è che non faccio un vlog e che me lo chiedete tantissimo, tantissimo. Ci sono stati un po' di problemini in questo periodo, vogliamo chiamarli così. Chi mi segue sui G sa che ho dovuto fare degli esami del sangue e varie analisi e visite mediche per cose legate alla salute che purtroppo mi hanno fatta preoccupare parecchio. Non ero proprio nel mood di fare vlog, insomma, da quando abbiamo scoperto questa cosa legata appunto alla mia salute è stato tutto un po' così, un po' una defiance generale. In tutto ciò ovviamente io mi sto pettinando i capelli, ma li andrò a legare perché oggi è domenica. Stiamo per preparare una grigliatina, quella che non siamo riusciti a fare a Pasquetta perché davano brutto, poi alla fine ha fatto bello ma non avevamo il materiale prenotato dal nostro macellaio. Quindi niente, mi leggo i capelli perché sapete che quando io sto in casa ce li ho sempre legati a tutto, semplicemente per una mera questione di comodità. Intanto sentite sotto Gilindu che gira, il mio robottino che è tornato finalmente funzionante perché mi hanno spedito i pezzi di ricambio o dalla Cina o dagli States, non ricordo, vabbè, comunque è tornato a funzionare e questa è la vera cosa importante. Mi sento molto meglio con i capelli legati. Comunque ho ripreso a vloggare perché questi esami che sto facendo per la mia salute si dividono in vari step e l'uno dipende dall'altro ma anche no. Quindi diciamo che il primo step, che comunque era molto importante per determinare le cose, è andato bene. Quindi sono molto più leggera, proprio a livello umano, personale, come posso dire. Devo aspettare di fare il secondo step, che sarà venerdì, e non ci voglio pensare, voglio godermi la giornata e andare a farmi un giro con Canella adesso, perché è il momento. Sì, sì, mi sposto. Mi sposto, non ti preoccupare che mi sposto. Vediamo le mie scarpe da passeggiata. Eccoci qua. Come al solito, visiera. Sì, sono intervenuta da casa ovviamente. Mi dispiace deludere tutti i fashion victim, ma io in casa non sto in full glam. Mi dispiace, non sto tutta fashion con le tute fighe. Questa roba che avrà più di 10 anni e va bene così. Let's go! Oh, che figo! Vedo che Marco qui si è già adoperato, ha preparato dei cuori di bue. Che belli che sono! Sono i primi che prendo della stagione. Sono anche profumatissimi. Dei cuori di bue, i booster e le zucchine da fare alla griglia, così, perfetto. Ed eccoci qua, mentre Gilindo mi spiccia a casa, io mi sono proprio preparata ad Asciura in passeggiata. Adesso prendo Belle e vado a fare due passi, ma prima andiamo a sbirciare cosa sta facendo Marco. Vediamo un po'. Cosa fate voi due lì? Giusto, allora stanno, io non sto facendo niente a riguardo, però stanno preparando la manutenzione del giardino, cioè stanno iniziando la manutenzione del giardino per l'estate, la primavera e della piscina. Hanno tagliato l'erba, guardate che bei fiorellini, dopo facciamo un bel giro, anzi sai che c'è? Che prima di portare Canella, guardate che bei fiori, anche il rosmarino fiorito, vi faccio fare un giro dell'orto perché abbiamo messo anche le piantine di verdure, è vero Mu? Guarda qua, che fuoco! Rispetto a che fa bracico. Bene, bene, molto bene. Okay, senti che caldo che fa. Eh sì, infatti, arriva un calore pazzesco da lì. Sì, qui è tutto da sistemare. Poi dobbiamo grattare tutto. Eh sì, seppiare tutto e poi impregnare di nuovo tutto. Perché ovviamente con le piogge, eccetera. Soprattutto, ecco, infatti l'alluvione che ha fatto esondare la bialera lì. Ho pulito lì sotto dove c'è il coso, dove c'è il motore della piscina. Mm. C'era tanto così di fango. Ci credo. Adesso guarda, bello pulito. Sì, perché la nostra, forse non ve l'abbiamo mai fatta vedere così, però la nostra piscina ha tutta questa struttura in legno che è stata realizzata dal papà di Marco, è stato bravissimo, siamo una famiglia di geometri, io l'unica fallita, però comunque il papà di Marco è un geometra edile e ha le nozioni per fare una roba del genere. Infatti spesso me lo chiedono, ma è stata fatta su misura, in legno, tutto smontabile, va bene. Però nel senso che il giorno che ci stufiamo la togliamo. Lì c'è l'ingresso della piscina, ma in realtà la piscina
è una semplicissima Intex, vedete, quelle là che comprate tipo da Viridea al supermercato. Quant'è la nostra, mu? La nostra pozza? Mi sembra una 5x3. Mi sembra di sì, non è neanche la più grossa, però va benissimo per noi. Lì ci sono filtri a sabbia e cose, qui c'è l'idro, chissà l'idro dentro com'è. No, fagli vedere qui, che è bello, perché il giorno che io voglio una piscina più grande, rifilo semplicemente i legni e installo una di quelle piscine. Ma se già dovessi mettere il modello più grosso, che è 5x7, come cavolo fai? 2 metri non ce li hai in più. Sì. Sono 5 di larghezza, 7 di lunghezza. Arrivo qua. Troppo. Troppo, quella troppo grossa, ma volessi arrivare lì dove c'è le corde, ce la faccio. Ma va bene così, per noi va benissimo così. È la pozza. Qui abbiamo anche la doccia, perché deve essere ancora montato il resto. Sempre papà di Marco, montato e pulito. E c'è anche il boiler per l'acqua calda. Ha messo infatti il boiler dell'acqua calda, infatti lì c'è il contatorino. E insomma, ci sono tanti lavori da fare quest'anno, proprio per via del fatto che successo un casino. Qua c'è l'idro, che anche lei è una Intex semplicissima, ma cioè guardate solo che roba che ha fatto intorno Franco, che sarebbe il papà di Marco. Cioè, di sera sembra villaggio turistico. Comunque andiamo a vedere le verdure. Prima una cosa che ho comprato io, perché l'ho voluta tantissimo, da fan sfegatata dei frutti di bosco, mi sono andata a comprare, non iniziare ad abbaiare, che lei inizia a abbaiare in modo, come si dice, sguaiato quando va vicino alla bialera, perché con Marco fanno un giochino. Bialera piemontese significa corso d'acqua, irrigo. Sì, perché qua intorno abbiamo tutti i campi e ci irrigano i campi. Comunque, non mi ripeto che ve l'ho già detto. Ecco qua, lamponi. Allora, questo è quello grande che ci avevano detto di tagliare per renderlo più fruttifero, però boh, sinceramente ha messo un sacco di foglie verdi, non ce la sentiamo ancora. E qui, oh, guardate! Ah, finalmente! La prima volta che vedo le gemmine! Mu! Ci sono le gemmine, questi mi sa che sono lamponi. Fa vedere. Guardali! Sì, questi sono lamponi. Ah! Questo. Che figo, sono contentissimo! Non ce ne sarà tanti, però. E vabbè, anche il primo anno. Dove sono? Qua, che gemme, guarda. Ecco, vedi che dicevano che non dovevano fare. Anche quassù. Magari non vengono belli grossi, però qualcuno lo fa. Ma che figo, li abbiamo presi tutti rossi, perché c'erano anche gialli, ma mi hanno detto che sono un po' più acerbi. Quindi, primo step, frutti di bosco. Qua ci sono i vari frutti. Melo. Melo. Pero. Scusami, il pero quello. Ramasin. Ramasin. Le prugnettine piccole. Qua abbiamo un altro pero. Però. E questo cos'è già? È un fiore questo? Sì, ma non mi ricordo per fare i fiori. E il ribes dov'è? Lì. Ribes. Qui c'è la magnolia, questo è l'angolino zen. Io dico sempre, quando voglio stare tranquilla vengo qui, perché qui c'è relax. Tu ti metti su questa panchina, la visuale è questa, non c'è nessuno che ti rompa le scatole. Top. Vabbè, bialera, galline qui, ma qui arriviamo al secondo mio pezzo preferito, che sarebbero le more. Quale questa more? Pianta fa tantissime, ma tantissime more, tanto che non riusciamo neanche a mangiarle tutte, in parte perché purtroppo le formiche la vanno ad assalire ogni volta. Togli un po' di rami secchi, sì, in effetti sarebbe da sistemare. Ma comunque la vanno ad assalire tutte le volte, si mangiano un sacco di more, un po' perché ne fa veramente tantissime. Tante. E poi qui? Qua sono sempre prugne, però sono quelle più grosse. Questo è un ippocastano. Quindi non è buono da mangiare. No, però i fiori sono buoni da fare fritti. Sì. Qua c'è il gelso. Qui, per una cosa che non possiamo ancora dirvi. Però c'è il gelso. Però c'è il gelso, che è stato tagliato in questo modo qua, perché perché diciamo, ci serve che diventi così. Ci serve che si sviluppi in larghezza per una cosa che dobbiamo fare, costruire. Ombra. Che dobbiamo costruire. Qua abbiamo un rafano. Rafano. Qua c'è i pomodori. Questi qua sono i cuori di bue. Ok. Anche quelli. Anche qua. Quelli, però in realtà questi sono quelli rosa, in teoria. E questi sono i cuori di bue tradizionali. Poi abbiamo messo i fragolini, che noi li chiamiamo così, ma sono semplicemente dei pomodori cubelli, sono tipo dei ciliegini più e tra un pomodoro delicati. E l'altro abbiamo messo le patate. Perché essendo solenace vanno d'accordo e non si rovinano. Ok, qui è tutto così. Qua un albicocco che non fa mai un frutto. Ci proviamo tutti gli anni, ma niente da fare.
ciliegio che fa un sacco di ciliegie. Speriamo che quest'anno siano buone, visto che l'anno scorso erano tutte bacate. Junior, il mio scooter, che quest'anno andrà in adozione da Patella, perché quest'anno io non credo di utilizzarlo. E allora se lo prende Pate, che almeno lei lo sfrutta. Mi dispiace tantissimo non usare Junior, è di una comodità impressionante. Lo sapete se mi seguite da un po', è il mio scooter cinquantino che ho da quando avevo 15 o 16 anni, 16 tipo. Non va avanti, è tipo una roba lentissima, ma tipo 50 pali. No, fa i 48. Il massimo suo sono i 48 km orari, però ci sono affezionata. Poi abbiamo i cetrioli. Aspetta, perché qui okay. Cetrioli, le cipolle. Cipolle e cetrionzoli. Buoni. Non mi piacciono tanto i cetrionzoli. Ci lasciamo con yogurt greco e cetrioli. La tzatziki. Questo è un bellissimo salice. Adoro questa pianta, questo albero. Mi fa impazzire. Poi se voi vi mettete in una determinata posizione, vedete anche Superga tra le foglie laggiù. Adoro questa posizione. Belle non può pascolare nel campo perché c'è l'erba troppo alta. Qui c'è la bialera, l'altra bialera. Qua ce l'ho detto di ieri. Ah, qui c'è purtroppo un uovo di merlo che si sono mangiate le gazze ladre maledette. Bene. Guarda che carino. È proprio carino, però se lo sono mangiate queste bestie maledette. Va bene, la mia amata salvia, che in questa casa non riusciamo a far sopravvivere, muore sempre tutti gli inverni. Invece a casa di mia mamma un piantone gigante. Qui c'è un melo nuovo. Sono albicocche, perché Marco adora le albicocche, allora suo padre sta riempiendo dappertutto di albicocche. Qua mettiamo le zucche, che dobbiamo ancora piantarle. Le tue zucche. I piantini sono già alti così. Ah, ha fatto i piantini tuo papà, sì, giusto. Sono già alti 15 centimetri, bellissimo. Questo è un alloro? Che cos'è? Non no, è un alloro. È un fiore, questo qua fa fiori. Bello però. È una casa di nonno. Bello. Quindi qua ci vanno tutte le zucche, ho tipo 4-5 varietà di zucche, regaleremo un sacco di zucche quest'anno. Altro melo. Fiorellini, guardate che belli questi. Non camminare sulle patate. Vai sono via. Stupendi questi qua. Zucchine, zucche da fiore. La Patisson Blanc. Allora, io ho insistito tanto perché volevo questa roba qua. L'ho vista sul catalogo di Viridea e ho detto io devo provare questa zucchina. È una zucchina, ragazzi e ragazze, si chiama Patisson Blanc, poi è proprio bello da dire, ti riempie la bocca. Ed è una zucchina tonda, fatta a disco, che è perfetta per fare ripieni, stufate, metterla sotto olio, cioè un sacco di utilizzi. È una zucchina molto antica e volevo provarla, quindi ne abbiamo prese due piante. In mezzo ci sono fagiolini a tutto andare. Queste sono, per il primo anno abbiamo provato a prendere le zucchine che vengono verticali. In verticale, quindi vediamo cosa succede. Qua c'è tutte patate. Lì c'è tutte patate e laggiù c'è una bougainville che mi ha regalato mamma. Comunque, non la vedo bene, però che abbiamo avanzato dall'anno scorso, avevano tutti i butte e le abbiamo messe, infatti vedi sto già uscendo. È giusto, qua i contadini hanno già iniziato il lavoro nei campi. Ed eccoci qui a passeggio, ragazzi e ragazze. Io sono contenta perché amo la bella stagione, amo il caldo. Quest'anno molto probabilmente non andremo da nessuna parte, perché nella sfortuna la casa di Menton non è stata venduta e quindi penso proprio faremo le nostre vacanze estive ancora una volta a Menton. Io, lo sapete, ci sono affezionatissima, come vi dicevo nei vlog di quest'estate, se posso vado, perché mi piace tantissimo, pur essendo niente di speciale ormai, sono più di 10 anni che andiamo a Mentone, però niente, il mio posto del cuore, lì c'è una parte del mio cuore, del nostro amore. Sono contenta di tornarci quest'anno, faremo 2 settimane e mezza circa a Mentone. Ci godiamo questa bellissima passeggiata perché dicono che le temperature da domani iniziano a scendere di nuovo, quindi dai 26-28 gradi di oggi, assurdo per i primi giorni di aprile, passeremo di nuovo a delle temperature giustamente primaverili, dai 5 ai 20 gradi. Non ho fatto il cambio armadio, meno male, perché non avrebbe avuto proprio senso. Thank you.
Allora, qui abbiamo delle splendide costolette d'agnello, bellissime, con i booster. Qua Marco sta facendo i pomodori, è la prima volta che li facciamo così, quindi speriamo vengano bene. Arrosticini d'agnello del nostro macellaio fantastico di Settimo Macelleria Fiore, grazie. Guardate che belli che sono, proprio belli, ma proprio proprio belli. Zucchine da fare alla griglia e il bagnetto quello verde. Piace quello che mangi, eh? Sì. Compagnia incredibile, non so se vedete lì c'è Bel che dorme e questo è Marco che dorme, una compagnia formidabile. Oh, finalmente è arrivato il momento di travasare i gerani. Guarda la mia salvia come è diventata grossa, spettacolo. Questa l'ho presa al mercato qualche tempo fa, guarda che bella. E adesso finalmente mettiamo i gerani nei vasi, così poi li appendo al balcone e spero di non farli morire, ecco. Vediamo se Marco si è per caso svegliato. Vai là! Ciao Mu! Pigrato! E Canella? In casa. Ma vi ho messo i gerani. Bene. Ebbene ragazzi e ragazze, in un attimo siamo arrivati a sera. Abbiamo passato la giornata qui in giardino a rilassarci e adesso me ne vado su a farmi una bella doccia. Stasera facciamo gli udon con verdure per cena e ho messo i gerani, non vi ho fatto vedere i gerani, aspettate, adesso ve li faccio vedere, speriamo che vivano e sopravvivano soprattutto. Gerani number one. Qui si vede già il colore di un bel rosa chiaro, guardate che carino. Gerani number 2, fucsia, e l'altro non so che colore sia. Gerani number 3, non mi ricordo i colori. E qui c'è un altro rosso molto carino, molto molto carino. Ora vi ho fatto vedere anche i gerani, speriamo, ripeto, che riesco a farli vivere e sopravvivere. E per il momento ce ne possiamo entrare in casa, devo anche mettere il tappeto perché Gilindo in teoria dovrebbe aver finito di lavare a terra. Sì. Ah, che buon profumo di pulito che c'è.
Sì, avendo passato la giornata fuori non ho guardato molto l'ordine della casa effettivamente, però va benissimo così. Va benissimo così. Non ve l'ho detto, Ben ufficialmente defunto, morto, e me l'hanno rimpiazzato con un garofano, dovrebbe essere. Boh, io spero di riuscire a farlo sopravvivere, per ora sembra andare tutto abbastanza bene. Speriamo, raga, speriamo. Guarda che spettacolo di udon. Wow, proprio giappi giappi. Benissimo. Concludiamo questa Lazy Sunday con i super udon del Mu e volevo provare questo che mi ha preso Mu, dato che io Succo non d'uva e bevo. mele. Succo d'uva e mele, io ho paura che sia... Dolce. Sì. Ma tre buon, è tre buon. Dai, metti un po'. È moltissimo buono. Ma è dolce? Molto. Mamma mia, sa di mela. È di uva, buonissimo. Meglio fuori pasto, forse. Buono, sembra un malvasia. È vero? Sì, ed è analcolico, Ed è analcolico, fantastico. O un malvasia oppure quel vino fragolino tipo. sì, Ecco. quelli dolci. Quindi concludiamo il nostro vlog con questi fantastici udon del Mu, che adesso sono incandescenti. Oggi è stata una bella domenica, abbiamo chiacchierato, abbiamo mangiato, Dormito. tu, perché io non ho dormito, abbiamo oziato, una domenica come si deve, no, Mu? Speriamo che questo primo vlog vi sia piaciuto, l'intenzione è di riprendere a farli con calma, soprattutto con la bella stagione, poi sarà anche più bello stare fuori. E niente, adesso ci vediamo che film è? Il Gladiatore. Per concludere in bellezza. Ci vediamo presto, ragazzi e ragazze. Ciao!